Salve a tutti ragazzi, buonasera a tutti ragazzi. Ebbene sì, ho portato sfortuna il gioco fatto da me. Vabbè, c'è chi ha provato, non molti, ma vabbè, fa niente. Non molti ci hanno provato, purtroppo non tutti sbagliato, nessuno ha pronosticato la vittoria dell'Udinese. E quindi vabbè, non farò nessuna sponsorizzazione perché, vabbè. Comunque, vabbè. Mettiamo da parte questo che porta sfortuna sia Matoia. No, beh, a parte gli scherzi. Non credo a queste cose, non me ne frega niente. Partiamo dal fatto che io sono uno molto critico. Io se la mia squadra, se la mia squadra, se la mia squadra gioca male, io se la mia squadra gioca male, io lo dico. Se facciamo schifo, io lo dico. Io sono uno molto obiettivo, ripeto. Poi soprattutto a me stanno sulle palle quelli che, quei tifosi che per farsi vedere che sono veri tifosi dicono che va sempre tutto bene. Dicono che va sempre tutto bene. Rieccomi qua. Allora, stavo dicendo che a me addirittura mi stanno sulle palle quelli che dicono che va sempre tutto bene perché anche se la propria squadra perde, tutte queste cose qua, per farsi vedere che sono veri tifosi. Ma oggi, in questo momento, adesso, non voglio dire niente, non ho niente da dire sulla partita, proverò a dire qualcosa sulla partita, ma in questo momento mi sento solo di dire una cosa. Io nella mia vita ho cambiato casa. Io abito qui, ho cambiato casa, ho cambiato la macchina l'anno scorso, ho cambiato la ragazza 2 anni fa, no, 2 o 3 anni tipo ho cambiato la ragazza, ho lasciato la mia ragazza, la mia ex ragazza, ci siamo mollati e adesso sto con un'altra ragazza da quasi 4 anni, ho cambiato la ragazza, ho cambiato molte cose, anche quando una volta uscivo con certi amici, adesso esco con altri amici, così ho cambiato molto nella mia vita, ma una cosa non ho mai cambiato, l'Inter, e non la cambierò mai per nessuna ragione al mondo. Io oggi mi sento di dire questo, nonostante io sia uno molto critico. Questi colori non li cambierò mai con nessun altro colore al mondo. Questo nero azzurro non lo cambio neanche col nero azzurro dell'Atalanta, perché questo nero azzurro è unico, questo nero azzurro, ragazzi. Comunque, parliamo della partita. È una cosa che mi sentivo di dire questa, in questo momento mi sento che mi sento interista come sempre, soprattutto in questi momenti bisogna vestirsi di nerazzurro, non, anche quando si vince, ma non solo quando si vince, bisogna stare vicino a questi colori, ragazzi. Bene, allora, parlando della partita. Primo tempo abbiamo giocato benissimo, Brozovic ha sfiorato l'Eurogol, Icardi ha fatto un grandissimo gol che abbiamo subito risposto dopo mi sembra 50 secondi all'Udinese. Primo tempo nulla da dire. Secondo tempo, di sicuro i ragazzi, i giocatori, hanno sentito nell'aria che c'è qualcosa che non va, che doveva arrivare prima o poi una prima sconfitta, che non c'era più quel pizzico di fortuna che non solo non c'era solo fortuna perché abbiamo dimostrato in questo campionato dall'inizio campionato adesso abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e che se avevamo solo culo non eravamo primi in classifica, ma però purtroppo adesso magari con la Roma abbiamo subito dei pali e ci è andata bene con la Roma. Io le dico queste cose, molti interisti non hanno il coraggio di dirlo, io queste cose le dico. Con la Roma magari abbiamo preso dei pali che ci hanno aiutato,
Invece stavolta con l'Udinese la fortuna non era proprio dalla nostra parte. Però vabbè, non voglio star qua a parlare di fortuna. Una squadra, se è forte, la partita la vince. Questa volta l'Inter ha meritato di perdere. Ci sta, prima sconfitta, non potevamo vincerle tutte. Poi vabbè, tornando alla partita, nel secondo tempo, secondo me, i giocatori hanno percepito questa cosa che c'era nell'aria una sconfitta, doveva arrivare una sconfitta qualcosa, e allora hanno giocato di più con la paura. Però vabbè, nonostante tutto, essendo sempre una squadra tosta, con un allenatore come Spalletti con i coglioni, Skriniar prende una traversa, e quindi vedi, qua la fortuna non è dalla nostra parte. Cioè, quando hanno giocato di noi la Roma, cioè i romanisti giustamente sono incazzati per i pali. Adesso noi ci dobbiamo incazzare anche per la traversa di Skriniar, ma queste cose qua ci stanno nel calcio. Traversa di Skriniar, poi vabbè, meno male dopo, beh, Candreva ci prova a metterne in mezzo, Icardi sta fermo, non ci arriva e così. Secondo tempo è andato così, poi vabbè, anche il gol dell'Udinese che ci spezza le gambe, quel gol lì ci spezza le gambe purtroppo, e da lì vabbè, purtroppo non siamo riusciti più a prenderle in mano, ma era anche difficile prenderle in mano, ragazzi. Io non ho niente da dire sulla partita, purtroppo ci sta a perdere. Adesso vedremo un po' cosa fanno le altre squadre, così. Comunque il nostro obiettivo rimane il quarto posto. Mai parlato di scudetto, io mai parlato di scudetto e mai ne parlerò, quindi non mi interessa vincere lo scudetto. Poi io, se arriva, ben venga, ma è dura ragazzi, è dura. Però vabbè, comunque abbiamo perso la prima partita. Il campionato è iniziato, cos'è, il 25 agosto? Quando è che è iniziato il campionato? Era Inter-Fiorentina, ero anche andato a vederla. Comunque il campionato è iniziato a fine agosto, siamo a Natale e la prima sconfitta arriva sotto Natale, arriva qualche giorno prima di Natale, nonostante il campionato è iniziato ad agosto. Quindi cioè, non è che eravamo l'unica squadra in Italia imbattuta, eravamo una delle poche squadre in Europa ancora imbattute, la prima sconfitta arriva adesso, i cugini rossoneri che dicono che a maggio, vedremo a maggio, però beh, loro hanno già fatto un casino di vittorie. Poi se a maggio i cugini rossoneri fanno la grande impresa, che loro adesso a parole dicono che loro arriveranno davanti a noi, va bene, se arrivate davanti a noi, io vi do la mano e vi dico complimenti, siete stati bravissimi. Il vostro obiettivo era quello di arrivare davanti a noi, ci siete riusciti. Però adesso state zitti e fate il vostro, noi facciamo il nostro, cari cugini rossoneri. E basta, che dire, della partita è questo. Oggi non ho niente da dire, non sono neanche incazzato perché sapevo che prima o poi doveva arrivare sta sconfitta. Lo sapevo, e nonostante tutto, questi colori, dobbiamo sempre stare vicino a questi colori, sempre onorare questi colori, non solo quando si vince, anche quando si perde. Adesso è solo la prima sconfitta, quindi è inutile incazzarsi, buttarsi giù. Io la vedo così. Poi ovvio, ci sta che magari potevamo perdere in un altro modo, ci sta che magari potevamo perdere con un gol di misura e non perdere addirittura 3-1, però vabbè ragazzi, è così, cioè, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo reagito dopo 50 secondi, abbiamo fatto il gol del 1-1. L'anno scorso queste cose non accadevano, vabbè sì, le 7 vittorie consecutive, però l'anno scorso quando subivamo proprio ci spezzavamo le gambe. Comunque ragazzi, sempre forza Inter, stiamo sempre vicino a questi colori, nel bene o nel male. Cambio tutto, ho cambiato tante cose nella mia vita, ma non ho mai cambiato l'Inter, mai e poi mai, sempre vicino a questi colori ragazzi, amala. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace.
iscrivetevi al mio canale, non faccio nessuna sponsorizzazione perché nessuno ha indovinato il risultato, indovinato i marcatori, vabbè. Era un gioco così per divertirsi. Comunque ragazzi, amala, amate sempre questi colori nel bene e nel male. Sempre forza Inter, ragazzi. Ciao ragazzi.